Nel 1996 c'era stato un naufragio al largo tra il canale di Sicilia e Malta. Un collega aveva portato un cadavere a terra pescato in mare, però era stato fermato per 15 giorni per burocrazia, per indagini. Quindi per evitare di essere fermati tutta la marineria, i colleghi che avevano pescato cadaveri quel giorno avevano preferito ributtarli in acqua. Nel 2001 io, in una battuta di pesca, la mia rete va a sbattere in un ostacolo improvviso che io a mia memoria non conoscevo. Tiro la rete a bordo, assieme alla saccata di pesce vedo indumenti di fattura di nazionalità straniera, in un paio di jeans vedo cadere delle monete e una tessera di riconoscimento con una foto di un ragazzo di una carnagione scura, si chiamava Ampalagan Ganesho. L'età di mia figlia aveva 17 anni. Facendo una perizia così marinaresca mi accorgo che lì poteva esserci la nave che tutti, che da anni avevano cercato, che si parlava anni prima, e dei cadaveri che avevano pescato i miei colleghi. Cercavo di capire come potevo far emergere questa storia, parlarne con qualcuno che ritenesse importante e potesse portare alla luce questa storia, perché volevo che si sapesse, perché lì erano morte tante persone. Un amico mi presenta un giornalista, Giovanni Maria Bello, mi ha chiesto di portarlo sul luogo del naufragio e siamo riusciti a filmare questo relitto. Da lì sono partite i primi servizi giornalistiche. Si parla di Porto Palo come paese cannibale, come i pescatori in civile che hanno fatto questo pescato dei cadaveri ributtati in mare. Tutti l'hanno presa a male, le autorità ce l'avevano con me, anche un prete. Il prete, non capisco perché, il sindaco, è diventata anche politica la cosa. Quindi io andavo a pescare come tutti i giorni, ma era un pericolo la sera lasciare la barca incustodita. Il porto non è custodito qua, quindi tu la lasci al corpo morto, all'ancora, in rada, e chiunque poteva farmi sfregi. Era in pericolo anche l'unico modo che rappresentava il mio lavoro, la barca, quindi vedevo tutte queste cose, ho dovuto lasciare perdere, quindi l'area si era fatta pesante per me. E infatti ho dovuto cambiare mestiere, perché c'erano troppe persone che ce l'avevano con me. Dopo tutti questi anni non mi sono pentito di aver tirato fuori quella vicenda. Se dovesse capitarmi lo rifarei di nuovo.